Ciao a tutti ragazzi, qui è il Spartano 117 e benvenuti in questo nuovo video. Come anche nelle volte precedenti vi chiedo scusa se sono molto lento nel caricare video e nel fare uscire le nuove puntate delle varie serie che ho intrapreso. Però davvero, la scuola mi sta davvero opprimendo. Abbiamo praticamente una verifica e un'interrogazione, anzi di più ogni giorno. Quindi non ho un pomeriggio libero che sia uno, ma nemmeno per giocare. Quindi lo so che sarò ripetitivo, però ci tengo che tutti voi lo sappiate, sia che guardate una serie sia che ne guardate un'altra. Quindi cerco di dirlo in più posti diversi insieme. Prima di iniziare voglio dire anche, cosa che ho già detto, vabbè, per chi non ne fosse al corrente, c'è una pagina Facebook, ovviamente creata da me, ma gestita sia da me ma anche da Grievous e da un altro amico. È diventato adesso admin e cercheremo di renderla un po' più attiva la pagina. Per chi fosse già iscritto da tempo, diciamo iscritto, vabbè, avrà notato che non era molto attiva. Sì, si rispondeva alle domande che venivano poste, si aggiornava per chi si fosse perso i video da YouTube o cose simili, però non era molto attiva. Nel futuro, nel breve, penso più dall'anno prossimo, ma adesso inizieremo già qualcosa, cercheremo di renderla un pochino più attiva, quindi il link sarà in descrizione e se volete passate a lasciare mi piace e scrivete ogni tanto, intanto vi rispondiamo tutti. O io o Grievous, appunto, l'altro admin che presto si presenterà. Detto questo, possiamo iniziare a parlare del video in questione. Innanzitutto vi dico già che il titolo è la cosa, proprio l'ultima cosa a cui ho pensato, che mi è venuta in mente, ma non peraltro, non avevo idee, ve lo dico schietto schietto, e ho deciso di metterne uno abbastanza diretto che faceva capire cosa volevo dirvi in poche parole, perché secondo me comunque anche il titolo è una parte importante del video, perché fa capire a quello che deciderà se guardarlo o no l'argomento, e quindi è abbastanza importante che si renda un'idea per sapere se alla fine rimarrà soddisfatto o deluso dalle aspettative. Comunque, sono abbastanza certo che molti di voi avranno giocato anche i capitoli passati della saga di Halo, che sia il 2, che sia il 3, che sia il Reach. L'uno lo escludo perché non so neanche quanto fosse vero il suo comparto multiplayer, non mi ci sono mai avvicinato, quindi prima di dire cavolate lo escludo direttamente. Però negli altri giochi si è sempre basato sullo stesso modo di selezione del matchmaking. Uno seleziona una partita, una modalità di gioco, come penso in tutti i giochi più o meno, e poi è entrato in quella partita e giocava la sua modalità in cui c'era soltanto quell'elenco o più elenchi. In Halo 3 mi pare abbiano introdotto verso la fine la modalità Team SWAT, una modalità diciamo più realistica, per così dire, più realistica della serie Halo, perché comunque non esistono gli scudi, un colpo in testa si muore con una qualsiasi arma in dotazione, ed era molto carina perché veniva premiato chi era bravo, chi aveva una buona mira, una buona reattività e chi riusciva a schivare in un certo senso modo i proiettili giocando d'astuzia, per esempio andando in determinati posti per evitare di essere visto, cose simili. Anche in questo capitolo della serie, infatti, l'hanno riproposta, questa volta praticamente dal Day One, una settimana dopo, vabbè, però non anni dopo come con Halo 3, quindi, boh, secondo me è già un miglioramento. Ma oltre a questo, al contrario di quello che è successo in Reach, perché là era spiccicata uguale, cambiava giusto la grafica o il comparto tecnico, comunque del gioco, essendo un altro titolo, ma vabbè, l'hanno migliorata non poco. Sono molto felice che l'abbiano riproposta, perché comunque è una delle modalità che mi piacciono di più. Mi piace l'idea di poter uccidere una persona soltanto con un colpo, cosa che in questo gioco mancava anche nei capitoli precedenti, si presentava soltanto con Team Sniper, ma qui anche con armi un po' più d'ordinanza, come possono essere la pistola o appunto il DMR, il BR che sia. E tra i miglioramenti, quello che più mi rende felice è la possibilità di avere classi, cioè non quella di crearsene, bensì quella di poter scegliere tra le due o tre, adesso non ricordo, classi a disposizione e poter usufruire delle armi che ti propongono. E sono felice perché al contrario dei vecchi capitoli, finalmente le classi sono diverse. Per esempio in Halo Reach l'unica cosa che cambiava era l'abilità armatura, che in una era l'ologramma, l'altro lo scatto mi pare. In Halo 3 addirittura neanche c'erano le classi, quindi il problema non sussisteva. Comunque, e grazie a questa, cioè grazie a questi cambiamenti non cambierà più solo l'abilità armatura, che se non mi sbaglio l'hanno tutto tolta, ma cambierà l'arma primaria, cosa che mi rende davvero molto felice, perché comunque
Una persona poteva considerarsi svantaggiata dall'usare un'arma a colpo singolo rispetto all'arma a raffiche di 3. Faccio un esempio: io giocando da Loriccia avevo problemi ogni tanto in Team Swat, soltanto perché c'era solo il DMR e il BR non l'avevano portato in quel capitolo della saga. E io, a forza di giocare a Dallo 3, mi ero abituato molto di più a usare quello. Quindi partiamo un po' svantaggiato su alcuni momenti. Cioè, tipo nelle sparatorie, io sparavo, ma se lo mancavo, non ero sicuro di. Cioè, anche se mancavo il primo colpo, non ero sicuro di ucciderlo magari con gli altri colpi della raffica, come invece era in Halo 3 col BR. E questa cosa, sinceramente, un pochino mi aveva spiazzato all'inizio. Poi, vabbè, con la pratica. La pratica rende perfetti, come si dice. Comunque, il punto è che adesso uno ha la possibilità di scegliere tra il DMR o il BR e di giocare come la trova meglio. Sì, non ho nulla da obiettare a chi sostiene che siano un po' sbilanciate le classi, perché effettivamente il BR continui a smitragliare e uccidi. La mira secondo me ci vuole sempre, però anche in questo caso sono un po' sbilanciate a mio parere, però sono cose che si possono sistemare. Già notavo per esempio mentre giocavo che comunque anche col BR, se non colpisci con tutte e tre le raffiche non uccidi, quindi già questo è un accorgimento, diciamo, che ha portato a renderlo un po' più bilanciato. Però non ho nulla da obiettare a chi sostiene che non sia ancora del tutto stabile. Ma è un nuovo multiplayer, tutto nuovo. Spero che quelli intelligenti della 343 Industries approfittino per ascoltare quello che la community dice, che secondo me è sempre la cosa migliore, e di mettere a posto queste piccole cose che secondo me possono soltanto migliorare il gioco in sé. Resta anche di fatto che per chi non fosse ancora felice delle due armi principali, comunque nelle classi c'è la possibilità in entrambe di usare la pistolina. La pistola, vabbè, non chiamiamola pistolina, che comunque resta un'arma davvero molto forte se la si sa usare, perché ho lo stesso un colpo in testa e uccide, ed è molto più veloce sia a sparare che comunque a mirare. Secondo me, meno ingombrante davanti allo schermo, è una questione di abitudine, insomma, però può offrire molto, e spesso mi sa che viene sottovalutata anche. Ne approfitto anche per spendere due paroline sul gameplay. Era una partita appunto in Team Swat nella mappa Soles, e giocata col DMR appunto. In futuro penso che vi porterò partite anche giocate con la pistola o col BR. Comunque questo per farvi vedere che non c'è molta differenza. Come potete vedere, sì, ho valorato molto il BR, ma lo stesso ho fatto 27 uccisioni e 14 morti. Un bello score, insomma, in quanto essendo un 4v4 e 60 ne servono per vincere, metà praticamente l'avevo fatta io, eravamo in 4v4, l'ultimo avversario comunque. Comunque riusciva bene o male a tenerci testa per una buona parte della partita, poi l'abbiamo allontanato un po', ma questo era comunque per dirvi che non c'è molta differenza tra le due armi. Si eguagliano, una ha un vantaggio in uno, l'altra ha un vantaggio in alto, e questa cosa rimane. Se c'è qualcosa che non va al momento, sono sicuro che presto lo metteranno a posto, lo patcheranno, cambieranno qualcosa, perché comunque sono sempre stati molto attenti alla community e a queste cose qui, non hanno mai lasciato niente troppo sbilanciato da una parte o dall'altra, quindi basta avere pazienza e continuare a giocare, che magari con esperienza il punto di vista cambia, migliorando nell'uso di un'arma, per esempio. Detto questo, il video volge al termine. Se vi è piaciuto, lasciate un commento, un mi piace, fatemi sapere come la pensate e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!